Che per la pipi, Elena Pompilio. No, Elena Pompilio era quella della canasta. No, quella del ministero si chiamava... Fuori, siete la nostra unica speranza, per favore. Questo non si ricorda, è vecchio, che lì lo vai. Imperatore! Imperatore, ecco. Questo è il numero. 06... Cristina! Il mister adesso ci cazza tutti. Guarda che ecco, lo sapevo. Guardate, state facendo una cosa scorrettissima. Che tu hai cercato di fare il tuo esame di maturità qui. No, ma imbrogliare così è brutto. Basta! Tutti a dirmi che devo essere corretta e te, Raul, e che palle, no? Voi l'avete già fatto l'esame di maturità, quindi? Ho capito, ma ripetiamo insieme. Ripassiamo, scusate. Papà, il ripasso lo fa chi il passo già l'ha fatto. Io non ho mai fatto niente, ma che me ripasso? Senta, signora Filomena, per favore, mi faccia la cortesia, Fate questa telefonata. Sì, ho già fatto il numero, Già l'hai fatto, vabbè. Ina? Il numero selezionato è inesistente. Vabbè, ma voi ripetete sempre la stessa cosa. No, signorino, il numero è questo, non ho sbagliato. No, zia, è una voce registrata. Spero che vada tutto a monte. Grazie, papà, grazie molto. Beh, dammi qua a me, che tu c'hai l'artrite, chissà che numero hai fatto. Aspetta, 06. Ciao, Laura. Ciao. No, noi stiamo cercando di avere con un po' di anticipo poco le tracce. Perché le zie hanno un'amica al ministero e papà è il contrario. Beh, certo, mi dispiace ammetterlo, ma questa volta tuo padre ha ragione. Grazie. Prego. Ah, no, so, ci dà l'ora esatta. Ma no, è il numero sbagliato ancora. No, di nuovo, esatto. Allora, ma la volete smettere? Qua c'è gente che soffre. Un po' di rispetto. Ma che stiamo, manicomio? No, scusate. Pronto? Emma? Pronto? Sì! Elena! Elena, il imperatore! Elena! Sì? Imperatore? Sì! Siamo Filomena e Sofia. Sì, vabbè, prego, dai, su. Elena, senti, abbiamo bisogno di te, stai zitta, per una questione molto urgente. Dunque, ti ricordo... No, ti prego. Almeno questa vergogna non davanti a me. Pronto? Ce l'ho! Allora, di letteratura ci sarà Quasimodo. Di attualità, la guerra, a partire da una citazione di Hemingway. Di indirizzo specifico per il classico, il confronto tra lirici greci e latini. Allora, Quasimodo, si sa, quello con Agobba e Smeralda, il Duomo, no? Certo, Notre Dame. Esatto, Notre Dame, papà. Che esatto, queste cose le so pure io, Cristina, per dire. Scusate, mister, Salvatore Quasimodo, italiano. Non fa saputo, quello che sai su Stupai da Gobbo se lo devi dire, punto. Vabbè, senti, diamoci da fare, Allora, tu fai le cartucciere, io e Cristina scriviamo i temi sulle gomme. E te mi fai compagnia, dai. Sulle gomme da masticare. Certo, quelle lunghe, così che se ci vede Ugolino se le picchiamo in bocca, ciao. Cioè, tu non sei normale. E comunque, se truffa deve essere, almeno che lo sappiano tutti. Va bene. Allora. Salvatore Quasimodo sulle braccia, guarda. Sì, sì. Salvatore Quasimodo, sì. Salvatore Quasimodo, Salvatore Quasimodo. Abbiamo capito, Allora, però adesso segui il mio ragionamento. Dai, che parliamo pure di questo ragionamento, Martino, sì. Sì. C'hai tutto Hemingway e l'orrore della guerra civile sotto le suole delle scarpe, no? L'unica cosa che devi fare è sederti al banco davanti al mio e girare le suole delle scarpe verso di me, va bene? Sì, allora... Salvatore Quasimodo, lasciamo dire 20 cose. Oh, mi fai capire che hai capito? Ho capito. E fammi vedere. Fammi vedere. Questo è il banco, io faccio così. Ci leggi? Non ci leggo. Come non ci leggo? Al contrario. Come c'è scritto al contrario? Non ci leggo niente. Come si fa? Vabbè, ma che ce vuoi? Dechini un pochino così, no? Ma certo, bravo genio, capito? Così io mi metto a fare la verticale in classe, così Ugolino mi ammazza direttamente. Dai, amore mio, ma stai tranquilla, vedrai che andrà tutto bene. Ma ci vuole un miracolo. Senti, com'era quella cosa della scienza fusa? Ma che fusa? Infusa. Vabbè, uguale. Comunque, a proposito di miracoli, una bellissima notizia per te.
pazzi? Ugolino è stato ricoverato d'urgenza per appendicite e non sarà il presidente di commissione? Ok, meglio, meglio, molto meglio. Cioè, è una cosa a cui tieni un po' di più, dai. Perché Viola ha lasciato Sandrino, perché ha capito che Madonna le manca troppo. E stamattina glielo vuole dire. Cosa? Cri. Senti, Viola, a me se tu hai lasciato quell'imbecille di Sandrino non me ne importa niente. O se ti sei accorta che ami Emanuele alla pazzia. Tu adesso tutte queste belle cose le tieni strettamente per te fino a che non finiscono gli esami. Scritti e orali, tu non parlerai con Emanuele, d'accordo? Ma magari ne sarebbe contento. Magari si tirerebbe un po' su, magari capirebbe che... Sì, magari gli dai un'altra batosta, no? Magari il giorno prima degli orali. Ascoltami bene, Viola. Solo io so quello che abbiamo passato questi giorni a casa. Quindi non provare ad avvicinarti, non provare a parlargli. E se provi di nuovo a sconvolgerlo, io te lo giuro, ti ammazzo. Chris, forse tu non hai capito. Io lo so che ho sbagliato con tuo fratello. Ma adesso voglio recuperare, recuperare davvero, credimi. Se tu credi veramente di sentire qualcosa e di tenerci a lui, diglielo. Ma quando saranno finiti gli esami? Viola, te lo sto chiedendo come favore, senza minacce. Farò come vuoi tu. Fatto fra donne? Sì. Chi sta dicendo? Eccoci qua, ragazzi, ho le tracce. Prego. Vai che l'abbiamo fregata alla grandissima. Allora, ragazzi, queste sono le tracce ministeriali. Ma poiché so che siete molto tesi, vorrei dirvi che, leggendo così a volo d'uccello, queste riguardano il Manzoni, l'immigrazione e la tragedia greca. Che ha detto? Manzoni, no. Immigrazione, tragedia. Ragazzi, ma sono quelle sbagliate, non è possibile. Ci deve essere così in la guerra di Hemingway. Secondo me tua zia ti ha dato le tracce del 47. Ragazzi. Faccio a volo d'uccello. C'è stava una traccia sul volo d'uccello, no? Adesso vi leggerò le tracce ministeriali. Che cazzate, che che dici se ci andiamo a prendere un caffè nella macchinetta nel corridoio? Ah, adesso? Beh,
Voglio dire, che può succedere? Non potranno mica inventarsi un tema in due minuti, no? No, visto che tanto che non ci vediamo, è un peccato se mi lascia sola. Vabbè, andiamo. Sì. Prego. Facciamo presto. Faccio strada. Forza, copiate! Se non copiate siete spacciati! Avete due minuti, forza! Si verifica quando un popolo X si sposta in un paese Y. Punto. A capo. Così guadagniamo spazio. E qua? In fondo a sinistra. Ecco. Emanuele! Che c'è? Che c'è? Me lo devi dire tu. Senti, Emanuele, io non starò qui con le mani in mano a vedere che tu ti distruggi la vita e rovini la tua carriera scolastica. Tu sei stato il mio migliore studente per anni, il mio studente ideale, quello che ho aspettato per una vita. E adesso non permetterò che tu ti rovini così, hai capito? Per favore, svegliati, scuotiti, muoviti, fai qualcosa, ti prego! Professoressa, si può sapere che cosa succede? Ho letto il suo tema d'italiano. Sembra scritto da un deficiente. Grazie, l'ho scritto io. Ah, scusa, non lo sapevo. No, è che non è un italiano molto accettabile. Forse come Esperanto potrebbe funzionare. Altrimenti sembra proprio una poesia futurista. Beh, scusi, provi lei a dettare un tema di italiano a uno in queste condizioni. Ma non è che si scopre oggi che io sono una capra, no, prof? Questo è vero. Ecco, io sono messa tutta. E poi comunque non dia la colpa a noi, e neanche Emanuele. Scusa, di chi è la colpa? Di chi l'ha ridotto così? Di Viola? Di suo nipote Viola? L'ha distrutto e sta distruggendo anche me, perché io, essendo la sorella, soffro se lui soffre, va bene? Io sto soffrendo quanto lui. Quindi se il mio compito di latino andrà male, beh, lo prendo in considerazione e mi alzi il voto. Professoressa, sono stanco adesso, posso andare a dormire? Certo, vai, vai. Ora le crocette l'ho messa a caso. Ma no, dai, vedrai che è andata bene. Ma scusa, ormai pensa che mancano solo gli orari, no? Solo? Ora la grossa. Dai, festeggiamo, ti porto al mare. Mi piacerebbe, Raul, ma... Ah, beh sì. Beh, se non te la senti, perché devi stare con Emma, va bene? Sì, facciamo solo passare questo periodo, no? Va bene, però, cioè, tu te ne sei accorta che ultimamente stai più tempo con lui che con me. Non sarei mica geloso di Emma, no? Emma è mio fratello. Ti chiamo dopo. Cioè, anche se tecnicamente non è che è proprio tuo fratello, però. Vabbè, ma innamorato. Ma si vede da lontano un miglio. Sì, secondo me resisterebbe anche alla prova del messaggio, ti dirò. Che cos'è la prova messaggio? Vuoi sapere che cos'è la prova messaggio? E noi te la diciamo. Tu hai un ragazzo con cui esci, giusto? Allora devi scrivergli un messaggio. Però non dal tuo cellulare, da un numero che lui non conosce. Il messaggio deve dire più o meno: non sai che fatica ho fatto per rintracciare il tuo numero. Esatto. E firmato, che so, nome di fantasia, fai tu tipo Stella. Stella. Poi che succede? Poi succede che cascano nella trappola. E gli iniziano a chiedere un appuntamento. Incontriamoci, esatto. Qualcosa nasce cosa, vigliacchi schifosi, maledetti, con una sconosciuta ci provano subito, capito? Invece di cancellare il messaggio e amen. Ma è terribile. È terribile, tesoro, è la verità. Il 99% degli uomini, statistica alla mano, sono pronti al tradimento. Ma questa è la verità. Beh? Che fai qua da solo, scusa? Ho cancellato Viola dalla memoria del cellulare. Ora manca soltanto che la cancello dalla mia di memoria. A proposito di cellulare, non è che mi prestessi un attimo il tuo? Che ci devi fare? Devo fare la prova messaggio con Raul. La prova che? Niente, una cosa che mi hanno detto Monica e Rosa. Dai, non fa tutte le storie, mi lascio il telefono, no, su. Devo mandargli un messaggio firmato, che ne so, Stella, per vedere se lui fa il provola, capito? Sarà che sono in depressione, o tu che sei fuori per l'esame, ma non ti capisco.